Quando ho presentato la seconda finanziaria, mi sono dimesso da una presidenza di commissione, l'ho fatto nei giorni in cui tutti pensavano che quella legislatura sarebbe durata, l'ho fatto suicidandomi come secondo i canoni della politica tradizionale. Quando si è arrivati alle nuove elezioni, tra una sinistra che sul piano economico aveva la linea di Visco e sulla giustizia aveva la linea di Di Pietro e uno schieramento che è uno schieramento che esprime, a mio avviso, posizioni riformatrici, scelte anche da tanti elettori radicali, liberali, repubblicani, socialisti, riformisti, io non ho avuto un istante di esitazione. Io sono uno che se Blair fosse ancora in politica e fosse in Italia, starei con grande facilità con lui. Credo che tanti bleriani stiano oggi con il centrodestra italiano. Mi faccia dire una cosa su quella frase, io confermo Di e mesi che aggiungo, non lo no, vogliono no, più, Blair. aspetta, aspetta Marco, un momento, non occuparti di Blair, prima hai scomunicato Gore, ora pure Blair, Ecco, lascia. sono gli Allora, inglesi che hanno cacciato Blair, restiamo quindi. in Italia. Dopo Una restiamo in Italia, sì. cosa importante, vede, indegnamente le banche. Io penso che un pezzo della sinistra non abbia elaborato il lutto della gioiosa macchina da guerra. Quando lo dico giornalisticamente. Quando nel 94 Occhetto, vincitore annunciato, dice ho con me una gioiosa macchina da guerra, dice una verità. Lui aveva con sé i partiti rimasti vivi o salvati da Tangentopoli, i sindacati, le banche, Le la banche, RAI. Marco, Occhetto, tu le ridi, Marco, banche, tu ridi, ma quali quello schieramento progressista banche? era lo schieramento, la grande industria, il grande sindacato, C'erano era tutti di quello sinistra? Occhetto No, 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 aveva no, Agnelli no, no, perché se no mi davano una notizia vera, anche Beh, a me, c'era devo anche lei, dire. sostenevate quello schieramento. Improvvisamente è arrivato un No, outsider, sostenevate dai, niente perché io facevo però il giornalista di servizio mi pubblico. faccia No, no. finire. È un dato di fatto che nel 94 chi militante attivo, chi sostenitore, chi semplice elettore, l'Italia ufficiale, l'Italia dell'establishment, usiamo un'espressione anglosassone, era schierata col centro-sinistra. Un signore, un outsider, ha sconfitto Un questa piccolo cosa. No, con fiammiferaio. sé, non un piccolo fiammiferaio, questa è una battuta che potevi risparmiarti. Un uomo duro e attrezzato, certo, ma non parte di quell'establishment che lo riteneva Ma e cosa forse lo dici? ritiene tuttora un parvenu. Ma Ma come cosa cosa dici? dici? Voi non avete Ma ancora stai in elaborato. Mediobanca, ma è proprietario di Ora, televisioni, ma c'è Marco, forse Geronzi che non è. entra e No, esce da Marco, guarda, Palazzo Pitti, c'è la Marcegaglia che è appiccicata, ma cosa vedo dici? delle due Capezzone, l'una, o non hai capito o fai finta ma di non come capire. fai Io ho a dire parlato del 94. Oggi succede un'altra cosa, che un pezzo di quell'establishment non ritiene credibile il centrosinistra o ritiene conveniente il centrodestra. Secondo trauma per il centrosinistra che non si rende conto che un pezzo dell'establishment italiano non ci sta più. Finché non elaborerete questo trauma No, dell'usurpatore, Capezzone, una... capirete poco, adesso secondo me. no, Diamo la molti, parola, tra diamo la l'altro, parola a molti Travaglio. telespettatori non sanno che voi siete in realtà culturalmente due liberali, pur dicendo cose No, opposte. assolutamente, io No, non ho niente a che fare niente a che con fare. quello Ma che intende lui per viceversa, liberale, ma non ci ecco, infatti offendiamo questa è la per domanda, questo, che, io sono perché montanellianno, non puntualizzazione. c'entro niente Vabbè, con... Montanelli, lascialo, Sono... lascialo, non può esprimersi, no? Almeno non annettiamo. Capezzone, Capezzone espresso, abbiamo... mi ha assunto due Sì, volte su vabbè, due, ma ora quindi... lascia perdere, Quindi insomma, io evitiamo sono almeno montanelliano, di Capezzone, adesso la conosco nei parola a Travaglio. liberali rappresentati da Montanelli, non ho detto Fai Pagliera anche il Travagliano, ho Pantheon, detto che io sono dei montanelliano. liberali giusti e dei liberali sbagliati. Guarda, quando si come Dai. si stacca la macchinetta? No, Perché devo capire se avete un non si stacca, interruttore non voi si ragazzi. stacca, Ha non si stacca. fatto una Sentiamo. domanda a me, risposto Sì, tu. ma Se vuoi vai rispetto agli avanti, altri. Volevo volevo sapere, sapere, ma Marco. vai avanti. No, Rispetta gli davvero, altri, ma davvero. che rispetto agli altri? Se ogni elezione stai Marco. dall'altra parte rispetto a Marco, quella guarda, a questo gioco precedente, non ci dai, casca su. nessuno. Quando ti sarai dimesso Rispetta da gli qualcosa mi altri. darai lezioni. Ma io non devo Quando dimettermi da nella niente tua vita ti sarai perché dimesso da io non ho qualcosa, cariche, a quando differenza di te, riesco a vivere benissimo quando senza ti sarai dimesso cariche. da qualcosa, ne Sì. parleremo. Capezzone, Perché il adesso tempo la parola a tace. Travaglio, anche perché parliamo del tema della serata. Allora, No, ma il niente, bello è che sì. continua a rivolgersi a me dicendo voi della Ma sinistra no, dovete ma elaborare il beh, amico lutto. Io me ne Marco, strafrego della sinistra, io non devo elaborare te ne nessun lutto. strafreghi. Io Stai non... lì e dici la tua e Lei, io fai. non sto Stai in lì da... piazza con Di No, Pietro. Stai in piazza con Di Pietro. Firmi gli appelli con Di io non sto Pietro. lì da Fai nessuna lingua in bocca parte. con Grillo. Stai Capezzone, lì da Capezzone, 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 io non sto lì da però nessuno. adesso Tu lasciamo stai la nel parola. palazzo pagato da No, io non noi. sto nel Io palazzo, non sono faccio, eletto. Sono candidato, sono un cittadino io libero. sono un giornalista. In piazza Se con Di Pietro.
se vedo, se vedo il tuo attuale padrone pro tempore violentare la Costituzione, se hai padroni è un problema tuo. Se vedo il tuo padrone, se sei autobiografico negli insulti, Capezzone, è un problema. Capezzone. Guardi, padrone io non me lo faccio no, dire. No, no, vabbè, però adesso tu non sei padrone. Però scusi, adesso siccome lei sta parlando, guarda, queste offese le fai da un'altra parte e non ti sono consentite. Comunque, se io posso finire una frase, la finisco, se no mi accomodo. Capezzone, e tra l'altro riesce benissimo a lui e al suo padrone. Capezzone, non mi faccia, non fatemi, guardi, per cortesia, io non mi faccio insultare da questo signore. No, no, adesso non c'è nessun insulto. Questa sera Marco è cascato male perché trova uno che gli risponde. Capezzone. Trova uno che mi parla sopra, se quello trovi ti diverte ti parla da solo. Trovi uno Travaglio, che ti Travaglio, non si le posso, insultare da te. Travaglio, le posso chiedere, lei rivoterebbe per Di Pietro? Subito. Beh, è l'unico che fa opposizione. Ecco, che cos'è che ha lui che non hanno tutti gli altri? La perché? Mercedes. No, adesso risponde Travaglio. Io ho fatto un ragionamento. Perché Di Pietro? Io ho fatto un ragionamento, io non sono di sinistra, quindi se riesco a non votare a sinistra sono molto contento. A volte purtroppo sono stato costretto a farlo, ho sempre cercato di votare per la cosa meno spinta che ci fosse. Ho fatto un ragionamento, vince Berlusconi, sarà un disastro. Il Partito Democratico non lo nomina nemmeno in campagna elettorale, quindi non ha alcuna intenzione di fare opposizione. Io l'ho vista l'altra volta, quando Berlusconi ha governato 5 anni senza avere un'opposizione in Parlamento, che cosa ha voluto dire? Che se non c'erano i girotondi in piazza non c'era nessuno che dicesse qualcosa. E quindi ho sperato che lui portasse una pattuglia di oppositori. Mi pare che sta facendo degnamente il suo compito e quindi io personalmente non mi è mai capitato, ma per una volta sono soddisfatto del voto che ho dato. Ma questo significa che io l'ho votato perché voglio che faccia l'opposizione, non significa che io, come dice questo gentile signore, faccio lingua in bocca o cose del genere. Beh, io no, usiamo delle parole normali. Fai il militante, faccia finire. Sei fastidioso. Ma pensa a te, guarda, pensa a te. Non offendere, perché guarda, caschi male. Capezzone, lei come se l'immagina l'opposizione? Come Veltroni, che in campagna elettorale non ha mai nominato l'avversario? O come... Guardi, io mi immagino una cosa semplice. A me piacerebbe che per un momento un travaglietto... L'opposizione, lascia stare l'opposizione, applicasse ai suoi eroi un minuto della lente di ingrandimento che applica giustamente a Berlusconi, il suo eroe Di Pietro. Io se ho bisogno di nessun eroe. Io se ho bisogno, eroe glielo chiedo dice scusa, a tua sorella. Se, guarda, tua sorella te eroe l'ho nominata prima, tua io sorella. Non ti preoccupare. Io lasciamo finire. Io non ho eroi mentre tu hai un padrone che ogni sera ti manda in televisione a raccontare. Facciamo finire Capezzone, poi avrà la parola lei, poi dobbiamo chiedere. Eroe glielo dice a tua sorella. Questa cosa male, come hai detto tu. Eroe glielo dice a tua sorella. Il tuo eroe, eroe Di Pietro, glielo dice a tua sorella. Il tuo mi metto a fare eroe, come te, guarda ti riesce mi male. Il partito, sei un cattivo imitatore. Sei un cattivo imitatore. Solo che non capisce più niente nessuno. Guardi, se so che non capisce più niente nessuno, è per quello che loro fanno così. Se io ho bisogno di soldi, vado in banca. Se Di Pietro ha bisogno di soldi, si rivolgeva ai suoi inquisiti, 100 milioni senza interessi. Ma non dire fesserie. La Mercedes. Ma non dire fesserie. Le case affittate, le cose, eccetera. Questo signore qui un problema dicendo. Di vacanza. Questo signore qui si è dimesso da magistrato. Questo signore si è dimesso da magistrato per andare a farsi processare senza l'immunità. Facciamo finire Capezzone, poi avrà la parola. Abbiamo visto come fa a finire quel meglio. Quel signore, sempre l'amico di Travaglio, è un signore che ha fatto un'operazione sugli immobili che se l'avesse fatta Mastella o un qualunque altro capo partito avremmo avuto Travaglio, Santoro, scatenati gli immobili. Ma non mi pare ci siano state condanne dalla magistratura. Sta parlando di uno che si è fatto processare ed è stato assolto. Io non faccio il sostituto procuratore di tutte le procure d'Italia. Beh, quindi che opposizione vorrebbe? Mi deve rispondere. Io vorrei un'opposizione seria, vede? Stai al servizio di uno che si fa le leggi per... Non lasci finire di parlare perché devo chiudere. Di Pietro non ha fatto le leggi per farsi assolvere, è andato in tribunale. Di Pietro, il tuo padrone, Di Pietro si è salvato a Brescia assolvere. E se vuoi parliamo si come salvato? Si è salvato è a Brescia assolto. E poi sappiamo come è Salamone è vinto. Travaglio, vorrei che finisse Capezzone, poi avrà la parola. Guardi, lei, poi devo chiudere perché sono gli spettatori. Sa qual è il punto? Dopo 150 giorni di governo Berlusconi io posso essere a favore, un altro può essere contro, ma abbiamo 10-15 cose di cui parlare. Abolizione dell'ICI, Alitalia, rifiuti di Napoli, detassazione, eccetera, eccetera. Poi può piacere, può non piacere. Parliamo di stai Alitalia, zitto, stai zitto, poi parliamo anche di Alitalia. Finire.
Io in questo momento non so dire invece tre proposte del Partito Democratico. Non so dire tre proposte di Di Pietro, se non ieri Di Pietro giovedì dice a Berlusconi, me lo faccia dire questo, Videla, i generali argentini, quelli che chiudevano la gente negli stadi, che insieme. Ma stai zitto, non c'è, ma stai zitto. Sai che c'è l'altro suo, vergognati, Travaglio, il fatto che tu possa associare i generali assassini e stavano nella P2 insieme. Stavano nella P2 insieme. Stavano nella P2, ma tu stai nella P coglione, hai capito? Perché se non offendiamo, qui non si offende. Se beh, ma vedi che parla come il suo padrone. Gli ha insegnato anche il vocabolario. Travaglio, allora, Capezzone, i generali argentini, devo togliere la parola a entrambi. Scusa alle vittime di quella giunta e vergognati un poco. Sì, sì. Poi fai il tuo spettacolo e accatta due lire. Travaglio, un secondo, poi dobbiamo chiudere. Ma non lo so, mi sembra tutto chiaro. Mi sembra tutto, finisca Travaglio e poi chiudo, se no chiudo prima. Fategli una mancia, insomma. Che a te te la dà già Berlusconi? No, a me non me la dà nessuno. Bene. Guarda, vabbè, occupati di te se sei abituato. Vabbè, così, abbiamo visto la civiltà di un altro sgarbi, un altro replicante di sgarbi. Ma li sfornano a raffica. Ti salverà l'indulto sul previ. Capezzone, grazie. Travaglio, grazie. Ti salverà l'indulto sul previ. Capezzone, Travaglio, siete indisciplinati. Devo chiudere e una conferma, se avevamo bisogno, che l'anti-berlusconismo, il berlusconismo, l'Italia divisa in due, esiste ancora. Grazie e noi ci vediamo come sempre alle 8:30.